Per pregare è sufficiente essere se stessi, senza nascondere nulla, perché Dio ascolta e non abbandona. Così il Papa, nell'udienza generale del mercoledì, in cui ha dedicato la catechesi al Libro dei Salmi, il volume dell'Antico Testamento che insegna ad invocare il Signore. I Salmi, ha spiegato Francesco, sono la parola di Dio che noi poi usiamo per comunicare con Lui. I salmisti sono uomini autentici, reali, come tutti noi, ed è dalla loro esperienza che si può imparare a dialogare con l'Altissimo. E questo non dimenticare, che per pregare bene, dobbiamo pregare come siamo, non truccati, non truccare l'anima per pregare. Signore, io sono così. E andare davanti al Signore come si ha, con le cose belle e anche con le cose brutte che nessuno conosce. Nei Salmi la sofferenza dell'uomo diventa domanda. In particolare ce n'è una che attraversa tutto il testo e anche l'intera storia umana. Fino a quando, Signore, dovrò soffrire questo? Ascoltami, Signore. Quante volte noi abbiamo pregato così? Il dolore riguarda tutti, spiega il Pontefice, perché la vita non può essere salvata se non è sanata. È quindi un sentimento universale, ma anche strettamente personale, perché diverso per ognuno. Il Santo Padre ha quindi raccontato di aver incontrato i genitori di Don Roberto Malgesini, il sacerdote di Como, ucciso il 15 settembre, mentre prestava servizio a sostegno dei poveri. Le lacrime di quei genitori sono le lacrime loro, e ognuno di loro sa quanto ha sofferto vedere questo figlio che ha dato la vita nel servizio dei poveri. Il Papa ha concluso sottolineando che chi prega non è un illuso e sa che non tutte le cose possono essere risolte. La sofferenza ci accompagnerà e, superata una battaglia, ce ne saranno altre che ci attendono. Però se siamo ascoltati, tutto diventa più sopportabile. La cosa peggiore che può capitare è soffrire nell'abbandono senza essere ricordato.